Ben ritrovate e ben ritrovati. Una signora ci ripropone un problema frequentissimo e devo dire purtroppo mal curato. Ha 69 anni, un'atrofia vulvare, quindi una sindrome genitourinaria della menopausa, caratterizzata da una secchezza tremenda, difficoltà e impossibilità ad avere rapporti per il dolore e il bruciore all'entrata vaginale, magari a volte pure anche cistiti. Questa sindrome genitourinaria della menopausa, che ogni volta chiamavamo atrofia vulvare, peggiora con gli anni in maniera progressiva e più aggressiva se non facciamo terapie ormonali, almeno locali. E qui viene la domanda. La signora dice: siccome io ho fatto 5 anni di terapia ormonale sostitutiva, non mi fido a usare gli ormoni locali. Attenzione, qui abbiamo creato delle angosce non motivate. La terapia locale con estrogeni naturali o sintetici, quindi promestriene, l'estriolo o l'estradiolo, il prasterone, che è un farmaco approvato dalla Food and Drug Administration americana senza limiti di tempo, dato lo straordinario profilo di sicurezza, ma anche la pomata al testosterone, che tra l'altro ci aiuta moltissimo per l'atrofia vulvare, cioè dei genitali esterni, mentre gli altri farmaci che ho indicato aiutano per l'atrofia vaginale. Non hanno controindicazioni se uno ha fatto la tosse sistemica. Si possono fare fino a 100 anni, purché non ci siano problemi di carcinomi dell'endometrio negli ultimi 5 anni. E non ci siano tumori alla mammella, perché resta per ora la controindicazione generale agli ormoni. Ma tolte le signore che hanno avuto tumori ormonodipendenti, per tutte le altre donne, il che vuol dire che stiamo parlando di un 87-88% di donne, queste signore possono tranquillamente fare terapia ormonale locale, vaginale e vulvare fino a 100 anni. Allora io dico: ma perché soffrire con un'atrofia che devasta la vita, dà questa secchezza, dà bruciore, dolore, sintomi urinari, impossibilità ai rapporti, quando con una terapia ben scelta, anche estriolo, che è 1000 volte più leggero dell'estradiolo, 1000 volte più leggero, resta praticamente solo in vagina. Un po' di testosterone sulla vulva, vivete serene e contente, mantenendo anche una vita sessuale buona se desiderata. Nel caso abbiate avuto solo tagli cesarei o non abbiate avuto bambini, e quindi ci sia anche la possibilità di un pavimento pelvico che con gli anni si retrae, ecco che andremo a integrare la terapia ormonale solo locale con una riabilitazione fisioterapica in modo da distendere i muscoli del pavimento pelvico, aggiungendo eventualmente per brevi periodi del diazepam vaginale, sempre su prescrizione medica. In sintesi, ed è importante, aver fatto terapia ormonale sistemica, cioè per bocca, con gel o con cerotti, non è controindicazione a fare quella locale fino a 100 anni. Oggi, anche per la sistemica, le linee guida ci dicono che si può continuare ben oltre i 5 anni finché i benefici superano i rischi. Quindi, mettiamoci tranquille, noi medici dovremmo smetterla di fare terrorismo a oltranza perché non ci aggiorniamo, perché questa è la verità, perché la terapia ormonale sostitutiva fatta bene, con dosi appropriate, in assenza di controindicazioni maggiori, tumori alla mammella, tumori all'utero o all'ovaio e trombosi, può essere fatta serenamente a lungo, tanto più quanto più la signora ha stili di vita sani. Dall'attività fisica mattutina, che pratico e che sempre vi raccomando perché non costa nulla e fa benissimo, a un'alimentazione appropriata, a evitare o ridurre al minimo l'alcol, il fumo e tutte le altre sostanze che possono essere negative per la nostra salute. Protagoniste noi per prime di una longevità in salute, e gli ormoni ci danno un enorme aiuto, che in sinergia con stili di vita sani ci regala il sorriso, benessere e, come la chiamo io, una paperina anche contenta. Capito, signora? Tranquilla. A presto.